La formula dei playoff di Serie C, allargata alla presenza di 28 squadre con un solo posto a disposizione per la promozione in B, è stata introdotta nella stagione 2016-2017 dall'allora presidente di Lega Gabriele Gravina. L'idea di massima era creare movimento e stimolare gran parte delle squadre che a fine stagione, in una posizione media di classifica, non avessero più stimoli. Da allora, a salire in cadetteria sono state 4 seconde classificate, 2 terze e una quinta. La classifica conta tanto, lo si capisce dalla formula e lo si vede dai precedenti. Nel 2016-17 fu il Parma di Roberto D'Aversa, secondo classificato nel girone B, a vincere i playoff. L'anno successivo ci fu l'autentica impresa del Cosenza di Piero Braglia, che trionfò da quinto in classifica nella finale di Pescara contro il Siena. Unica squadra dunque ad arrivare fino in fondo facendo l'intero percorso, 9 partite. Oggi ne sarebbero servite 10, perché allora la finale era in gara secca, adesso andata e ritorno. Nella stagione 18-19 la ulteriore retrocessione dalla B del Palermo per illecito amministrativo permise a quella edizione dei playoff in via eccezionale di dare 2 promosse: il Pisa di Luca D'Angelo, terzo nel girone A, e il Trapani di Vincenzo Italiano, secondo nel girone C. Stagione 19-20, Reggiana, seconda del girone B. Stagione 20-21, Alessandria, seconda del girone A. Stagione 21-22, Palermo, terzo del girone C. E proprio quest'ultimo precedente fa sperare il Pescara per alcune analogie raccolte anche da qualche addetto ai lavori, ad esempio il tecnico della Virtus Francavilla Calabro. Il cambio in panchina con l'avvento di allenatori di carisma, Baldini e Zeman. Posizione in classifica e girone, terzi nel C. Punti, 66 Palermo, 65 Pescara. Peraltro nella rosa del Delfino c'è già chi ha vinto i playoff. Lo ha fatto Salvatore Aloi con il Trapani, anche se in quella stagione, con una promozione in più e per il secondo posto conquistato, i siciliani dovettero superare solo 2 turni contro Catania e Piacenza per salire. Aloi saltò la finale di andata e giocò titolare 3 gare su 4. Chi invece ha fatto percorso netto è Luca Palmiero, pilastro del Cosenza di Braglia. Giocò tutte le 9 partite, solo le prime 2 entrando dalla panchina poiché non al massimo della condizione, poi sempre titolare. Palmiero, che ben presto è diventato centrale nel progetto tecnico di Zeman, ripagando il Boemo con ottime prestazioni. Lo stesso Aloi è apprezzato da Zeman, quando chiamato in causa ha sempre risposto bene. Dalla loro parte hanno l'esperienza di chi sa come si fa in questa fase della stagione e il loro apporto sarà fondamentale. Cuppone faceva parte della rosa del Pisa 2018-19, ma venne ceduto in prestito al Bisceglie a gennaio e non partecipò ai playoff.